In questa lezione trattiamo della risoluzione delle disequazioni lineari. In effetti il titolo non è molto centrato, perché di disequazioni e equazioni lineari ce ne sono almeno di due tipi. Nel nostro caso trattiamo disequazioni razionali, cioè vuol dire che l'incognita non è mai sotto radice. Intere, cioè vuol dire che la incognita non è mai, non compare mai al denominatore, e lineare vuol dire che è di primo grado. Quindi sarebbe bene proprio cambiare il titolo dell'argomento in disequazioni razionali intere lineari. Queste disequazioni si presentano in questi due modi. Quindi ax più b maggiore di 0 oppure ax più b minore di 0. Questa forma, dove in effetti poi alla fine compaiono due termini, il termine con la x e il termine noto, è detta forma normale. Quindi per arrivare alla risoluzione delle disequazioni che ci propongono, dobbiamo poi fare i calcoli in modo da avere una situazione del genere, o quella a sinistra oppure quella a destra. Al segno maggiore o al segno minore può essere anche abbinato il segno uguale, ma di questo ce ne preoccuperemo fra non molto. In ogni caso, per maggiore semplicità, consideriamo A come numero positivo. A è il coefficiente del termine in x. I casi che trattiamo sono due. I calcoli da fare sono sostanzialmente identici, però dividiamo lo schermo in due sezioni in modo tale che non ci sia una confusione tra la prima e la seconda disequazione. Supponiamo di voler risolvere ax più b maggiore di 0, cioè noi vogliamo trovare tutti quei valori che sostituiti al posto della x facciano in modo che il termine ax più b, a per x più b, risulti positivo. Tutti gli altri valori che rendono nullo ax più b o lo rendono minore di 0 non ci interessano. I calcoli da fare sono quelli che si fanno con le equazioni di primo grado, cioè si comincia a isolare il termine con la x. Quindi ax maggiore di meno b. Ecco, ricordo che per fare questa operazione abbiamo applicato il primo principio, cioè quando noi abbiamo un addendo a destra o a sinistra del segno uguale, per spostarlo da sinistra a destra o viceversa, dobbiamo aggiungere il suo opposto. Siccome noi vogliamo che più b non compaia più al primo membro, ma vada al secondo membro, per eliminare il più b abbiamo aggiunto un meno b. E siccome lo abbiamo aggiunto a sinistra della disequazione, del verso della disequazione, dobbiamo fare la stessa operazione a destra. In questo modo abbiamo applicato il primo principio di equivalenza. Dopodiché b e meno b si semplificano al primo membro e quindi in effetti resta ax al primo membro e meno b al secondo, cioè questa espressione. A questo punto, questo lo cancelliamo visto che l'abbiamo spiegato, dobbiamo calcolare il valore di x e quindi siccome sappiamo che a per x è maggiore di b, dobbiamo dividere il tutto per a. Al primo membro abbiamo a diviso a, al secondo membro meno b diviso a. Siccome a è un numero positivo, applicando il secondo principio di equivalenza per le disequazioni, dividendo o moltiplicando de a destra e a sinistra del segno del verso della disequazione per uno stesso numero positivo, il verso non cambia. Quindi quando dividiamo per a, semplicemente abbiamo a ed a che si semplificano e quindi in effetti ci resta che x è maggiore di meno b fratto un po' di spazio tenendomi soltanto x maggiore di meno b fratto a. Così.
Quella che abbiamo trovato è la soluzione algebrica della nostra disequazione. A questa soluzione algebrica si può poi abbinare la soluzione grafica che fa vedere meglio la situazione delle soluzioni. Allora, per la situazione grafica, per la risoluzione grafica, noi consideriamo l'asse reale orientato da sinistra verso destra. In un punto qualsiasi, consideriamo l'immagine del numero meno b fratto a, quindi sull'asse reale meno b fratto a è rappresentato da questo punto, e parallelamente all'asse reale tracciamo una linea, una retta. Questa retta è continua a partire da meno b fratto a verso il più infinito e discontinua da meno infinito a meno a. Con questa situazione si vuole appunto dire che la nostra disequazione è verificata per tutti i valori maggiori di meno b fratto a, cioè per tutti i valori che sono a destra di meno b fratto a. I valori che sono a sinistra non sono soluzione della nostra disequazione, quindi la linea tratteggiata sta ad indicare che questi valori sono esclusi. Inoltre, in corrispondenza di meno b fratto a, sulla retta che rappresenta le soluzioni della nostra disequazione c'è un pallino vuoto, il che vuol dire che quel valore particolare non fa parte delle soluzioni della nostra disequazione. E con questo, l'esercizio sarebbe concluso. Supponiamo ora che al posto del maggiore ci sia maggiore o uguale 0. Naturalmente quello che cambia sarà soltanto questo segno finale, invece di essere maggiore sarà maggiore o uguale e quindi avremo in definitiva x maggiore o uguale meno b fratto a. La soluzione grafica che avremo in questo caso sarà questa. Vedete che è identica a quella di prima. C'è solo una piccola differenza. Siccome la disequazione deve essere a x più b, deve essere non solo maggiore ma anche uguale a 0, e siccome il binomio a x più b diventa 0 quando x è uguale a meno b fratto a, allora in questo secondo caso vuol dire che anche il termine meno b, il numero, il valore meno b fratto a è incluso nelle soluzioni e questa situazione la si evidenzia considerando non più il pallino vuoto per dire che la soluzione non deve essere considerata, ma considerando invece un pallino pieno per dire che il valore meno b fratto a fa parte delle soluzioni. Quello che abbiamo fatto, lo studio che abbiamo fatto per la disequazione a x più b maggiore o uguale 0, lo si può fare pari pari per ax più b minore di 0. Allora, saltando qualche passaggio, la soluzione algebrica è x minore di meno b fratto a, mentre prima era x maggiore di meno b fratto a. La situazione grafica relativa a questo caso è questa qui. Quindi vedete che stavolta, siccome x deve essere minore di meno b fratto a, i valori scelti, i valori considerati, i valori selezionati sono quelli che vanno da meno infinito fino a meno b fratto a. Meno b fratto a è escluso perché il verso della disequazione non prevede il segno uguale. Ci fosse il segno uguale, allora i calcoli, abbiamo detto, sono sempre gli stessi. La soluzione non è più x minore di meno b fratto a, ma è x minore o uguale meno b fratto a. La situazione grafica è la seguente. E in questo caso il meno b fratto a fa parte a tutti gli effetti delle soluzioni della nostra disequazione e pertanto nella corrispondenza di meno b fratto a c'è anche qui il pallino pieno.
E con questo la trattazione teorica di questo argomento è terminata. Nel prossimo video vedremo e analizzeremo alcuni esempi di base considerando i vari casi che si possono presentare in base ai valori dei coefficienti A e B. Abbiamo visto come si presentano le soluzioni di una disequazione razionale intera lineare quando i coefficienti A e B sono diversi da zero. Che cosa succede quando A e B assumono valore zero alternativamente o contemporaneamente? Ecco, nelle prossime video lezioni vi farò degli esempi in cui i coefficienti A e B prendono valore 0 e questo capiterà nella video lezione disequazioni lineari esempi 1. Nell'altra video lezione disequazioni lineari esempi 2 invece verranno analizzati alcuni esempi, due, tre esempi, dove ci saranno situazioni un po' più complesse perché bisogna fare delle operazioni come elevamenti a potenza, riduzione allo stesso denominatore, semplificazioni, eccetera.